Siamo pronti, penso che siamo anche partiti. Andiamo. Scusate, verifico sempre sul cellulare se parte il filmato, così sono sicura che sì, funzioni tutto. Ok, funziona. Quindi, evviva, ci abbiamo fatto. Buonasera, benvenuti alla seconda puntata di Hollywoodland. Il titolo di questa sera è Once Upon a Time, un gran classico. Della tradizione fiabesca, ma è in questo caso vabbè, legata alla Hollywood d'altri tempi. Io saluto gli ospiti, gli amici di questa sera che hanno dedicato un po' del loro tempo per questo excursus storico tra le vecchie glorie di Hollywood, le leggende, non leggende e tante altre storie su cui abbiamo ricamato, penso, per una vita, almeno così quando ero giovine. Mi piaceva leggere un po' tutto quello che concerneva tante curiosità dietro ai divi, dietro a quello che si nascondeva appunto nella produzione di un film, insomma, tutto quello che concerneva questo argomento. Quindi stasera abbiamo invitato Emanuele Rauco, Nicola Lucchi, proprio il guest. Gli special guest di questa puntata, io e Marco, che come al solito poi abbiamo i nostri voli pindarici, colleghiamo sempre le puntate anche insomma, alla letteratura, ai romanzi, facciamo qualche collegamento in più per consigliare anche delle letture, dei libri collegati agli argomenti che andiamo a trattare. Quindi stasera, appunto, Once Upon a Time. Ci riferiamo alla Hollywood di un bel po' di tempo fa, una Hollywood che si stava formando in tutto e per tutto, si può dire, cioè sia a livello proprio di studios, ma anche proprio di personaggi. E ci sono tantissime leggende legate alla costruzione di personaggi, di miti. Quindi ho chiesto, visto che avevamo a disposizione non tutta la notte, ai ragazzi di scegliere. Ognuno di noi ha scelto un personaggio, una storia, un evento in particolare e stasera lo andiamo un po' a rispolverare. Quindi io parto da Emanuele, perché Emanuele si è portato, cioè in realtà sono tutte chicche meravigliose, io ne parlerei, penso, veramente tutta la notte. Chi ci presenti, Emanuele? Allora, io vi presento un personaggio che non so se è corretto definirlo il primo grande divo della storia del cinema, forse della storia del cinema mondiale, sicuramente della storia del cinema hollywoodiano e americano. E un po', come dire, sulla scia di un suggerimento che mi aveva dato Valentina, ossia quei personaggi che devono la loro leggenda anche a un accurato lavoro di costruzione di quella leggenda, qualcosa che avesse a che fare. Allora, all'epoca si parla a cavallo tra gli anni 10 e gli anni 20, come diceva Valentina, Hollywood stava crescendo, stava nascendo in un certo senso e stava diventando quello che è sempre stato, cioè quello che è tuttora, E quindi aveva bisogno di questi personaggi, di questi divi. Allora, non esisteva ancora la figura dell'addetto stampa, dell'ufficio stampa, del publicist, cioè quello che aiuta a creare l'immagine dei film, dei divi, quelli che poi, no, come dire, negli anni 50 avranno dato pane per tantissime delle leggende che Valentina con, insomma, e tutti gli altri vi raccontano in queste puntate. Il primo però personaggio, appunto, con cui si ha il sentore che la leggenda superi la verità, anziché la leggenda faccia parte della verità, perché, come direbbe John Ford in L'uomo che uccise Liberty Valance, quando la realtà incontra la leggenda, noi stampiamo la leggenda. A Hollywood servono le leggende, non servono le storie vere. E quindi Rodolfo Valentino incarna la leggenda perché la incarna come personaggio, ma perché ha permesso alla stampa, ai reporter, a coloro che hanno raccontato e tramandato quella leggenda di renderla tale. Rodolfo Valentino, come il nome vi fa pensare, è un italiano. In realtà Valentino è il nome d'arte che poi diventa il suo vero nome. Il nome completo è un nome lunghissimo perché il padre
che è un appassionato di araldica, scopre delle possibili parentele con la nobiltà legata al Papa, e quindi si aggiunge dietro tutta una serie di nomi, Rodolfo, Pietro, Filiberto, Guglielmo, eccetera, eccetera. Siccome fa aggiungere una postilla nobile, Valentina d'Antonguella, quando poi prima va a Parigi, è sempre stato un amante della bella vita. Quindi nel momento in cui cresce e si vuole emancipare, va a Parigi. La sua non è una famiglia povera, non è una famiglia di immigrati poveri, il padre è un veterinario, quindi sono abbastanza benestanti. Va a Parigi, ma scialacqua tutto, perché ama fare la bella vita, ama spenderlo in donne, ama ballare soprattutto, e questo gli sarà molto utile poi dopo. Quindi torna in Italia. Conosce c'è un conoscente di famiglia che ha fatto fortuna in America come cantante, e che quindi lo invita e lo convince in un certo senso ad andare in America. Qui in America di nuovo scialacqua tutto, però fa fruttare la sua prestanza fisica, il suo carisma, quella faccia da schiaffi che attira le donne, e diventa quello che potremmo definire un marchettaro in un certo senso. Il termine tecnico è taxi dancer, cioè balla con le signore sole nei club, nei ritrovi, probabilmente non balla e basta, le signore largiscono una mancia più o meno l'auto, e questo gli permette di svoltare, e gli permette anche di conoscere chi poi in un certo senso lo porta a Hollywood. La cosa straordinaria di Valentino, che a memoria sarà ripetuta solo da un personaggio come James Dean, è che ha questo fascino straordinario che supera il suo talento d'attore, le sue doti cinematografiche, seppur aiutano il suo stile recitativo. Lo stesso Charlie Chaplin si dirà fan del Valentino attore, oltre che dell'eroe, del divo, di colui che affascina le donne, di colui che le ruba, perché poi ci furono un sacco di articoli contro Valentino, contro la lascivia dei suoi personaggi, e come si dice sempre quando c'è un immigrato in giro, ruba tutte le donne americane agli occhi dei loro mariti. E ovviamente tutta la leggenda di Valentino, che esordisce, fa due o tre ruoli secondari, ma poi esordisce con un grande film come protagonista, che è I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse di Rex Ingram. E come dicevo, la cosa straordinaria è che il suo impatto è talmente poderoso, esplode dallo schermo, che gli bastano pochissimi film per diventare un divo. Uno dei suoi più grandi successi, uno dei suoi più grandi ruoli, quello del figlio dello sceicco, praticamente uscirà postumo, perché poi lui morirà per in una maniera, uno pensa appunto a James Dean, grande divo, muore in una maniera, come dire, giustamente tragica, con un incidente stradale. Lui muore di peritonite, cioè lui ha un'ulcera che è curata male, gli va in peritonite e muore come un poveraccio qualunque a 31 anni. Ovviamente tutta la costruzione del suo mito, che è legata al suo carisma, al suo fascino sessuale, porterà poi a tutta una serie di leggende. Innanzitutto cominciamo dal fatto che, così come prima del cinema lui può svoltare grazie alle donne che gli stanno accanto, lui così farà durante la sua carriera. I rapporti con quelle che sono le sue mogli, oppure le sue relazioni extraconiugali, lo aiuteranno a avere audizioni con i registi, lo aiuteranno a scegliere ruoli sempre migliori. Rambova, una delle sue mogli, che già dal nome è particolarmente caratteristico, sarà una vera e propria agente, cioè gli consiglierà cosa accettare e cosa no, andrà a litigare con i produttori e i registi quando le parti che gli vengono date sono poco, come dire, poco consone, poco degne del suo, quindi del suo status, della sua forza da divo. E ovviamente questo suo ascendente, che nel film è, come dire, fa parte di un personaggio, ma è che appunto, come dicevo, un ascendente che trascende completamente il cinema,
questo suo ascendente diventa veramente una potenza quasi occulta, quasi misteriosa. È il, come dire, il primo caso, almeno vedo così a memoria, il primo caso di divismo delirante, perché se è vero che Chaplin fu il più grande divo della sua epoca e lo è stato per praticamente tutta la sua carriera, acclamato come un capo di Stato, uno dei primi ad aver titolo a parlare alle Nazioni Unite e a dire qualcosa che non fosse semplicemente parlare di se stessi o parlare del loro lavoro. Quello di Valentino è un caso in cui quel divismo assume i connotati dell'isteria sessuale, dell'eccitazione costante. Al momento della sua morte verranno fatti due cortei funebri, perché solo Hollywood non poteva fare. L'altro corteo funebre parallelo sarà a New York, che è dove lui ha vissuto nella prima parte della sua vita americana, diciamo così. Narra la leggenda, la cronaca dell'epoca, che ci furono tanti suicidi femminili. Assolutamente. E una delle leggende più belle è post mortem. Si narra di una misteriosa donna in nero che per tanti anni, tutti gli anni, al giorno della sua morte, andava lì e portava una corona di fiori. Ovviamente su questo la stampa ha ricamato moltissimo, perché chi era? L'ha citato anche American Horror Story Hotel. Esattamente. Questo episodio qua. Se qualcuno diceva fosse la figlia, qualcuno diceva fosse appunto una delle mogli, ovviamente si è pensato a delle sfumature medianiche, per cui poteva essere il fantasma anche, qualcuno dice, dello stesso Valentino travestito da donna, perché un'altra delle grandi leggende che circondavano il mito e lo resero ancora più forte era la sua ambiguità sessuale. Se pensate ai grandi divi del cinema, anche del cinema dell'epoca, erano divi, al di là dei comici, appunto, c'era prima Charlie Chaplin, però i grandi divi del cinema d'azione, del western, erano divi virili, erano grossi, piazzati, erano maschilissimi. Il carisma, il fascino di Valentino era un fascino completamente ambiguo, aveva un modo di truccare il proprio volto che era sempre all'India tra il maschile e il femminile, un modo di vestirsi, si trovava straordinariamente a suo agio con vesti che ricordavano quelle femminili, penso appunto alle vesti degli sceicchi che sembrano delle grandi tuniche, che quindi servono a celare in qualche modo, no, l'identità sessuale. Il fatto che era un grande ballerino e che il suo fascino era in queste danze sensuali e molto lascive lo portava a essere raccontato spesso come effeminato, se non proprio come un omosessuale, e da qui costruire la leggenda della bisessualità di Valentino, e quindi, come dire, di una potenza di fascino che colpiva davvero tutti. Si narra che ci fossero delle storie, oltre che con vari persone, anche con Rex Ingram, che è poi il regista che lo lancia, e che le sue due mogli grazie Stefano e che le sue due mogli fossero delle, come si suol dire, delle mogli fantoccio, che servissero a coprire tanto più che quelle due donne erano vicine al movimento delle attrici lesbiche, che una delle attrici con cui aveva lavorato Valentino aveva più o meno, diciamo, clandestinamente fondato. Tutto questo, ovviamente, da una parte c'è la stampa conservatrice che vede di cattivo occhio, e quindi Valentino è additato come che hanno gioco facile, perché allora il cinema era ancora visto come un'arte volgare, un'arte mondana, e quindi era facile puntare il dito contro Valentino, che rappresentava quel tipo di ideale, di attore, di artista. Ma allo stesso tempo chi lavorava, appunto, diciamo, non esisteva ancora la figura del pubblico, della stessa stampa, ma chi lavorava per i film e per le compagnie di produzione di Valentino era felicissimo di questo, perché probabilmente era felicissimo di incoraggiare un racconto, incoraggiare le leggende, le mitologie, e soprattutto incoraggiare qualcosa che potesse andare oltre i propri film, che il mito di Valentino non finisse semplicemente
con la parola fine sullo schermo, ma che tra un film e l'altro, e poi a maggior ragione dopo il film, fosse sempre, come dire, fosse sempre più forte. E tant'è che ogni volta che c'era un'accusa, che c'era una campagna contro Valentino, il film successivo era ancora più amato, più visto, c'era ancora più delirio. Arrivando all'apice 40 anni dopo la morte, anzi di più, quando Ken Russell ne fece la sua fece una delle varie biografie folli che Ken Russell ha fatto su Valentino, in cui ha tentato costantemente di dissacrarne l'immagine, ed è come se la leggenda di Valentino, la leggenda che gli hanno costruito attorno, fosse impermeabile a quei tentativi di dissacrazione, come se lo statuto all'interno della storia del cinema avesse in sé la capacità di rispondere, di amplificarsi, come quei mostri mitologici che tagli una testa e ne crescono sette. Ecco, il carisma e la forza di Valentino riusciva a trascendere ogni tentativo, anzi tutti i tentativi di distruggerlo facevano parte, quindi erano ulteriori successi della costruzione della sua mitologia. Non ha avuto, come dire, le storie tragiche o folcloristiche di altri grandi divi, appunto abbiamo detto James Dean, ma penso anche a Lana Turner, la figlia assassina e cose di questo genere, con cui la stampa scandalistica e poi la narrativa si sono cibati. E la cosa incredibile è che la sua mitologia è legata al proprio lavoro. Il mito di Valentino non è qualcosa che ha a che fare con la sua vita o con la sua morte, ha a che fare con ciò che è stato capace di fare mentre era sullo schermo. E è per questo che Valentino è forse il primo grande divo puramente cinematografico del XX secolo e della storia del cinema tutta. Decisamente, facciamo dei parallelismi che questa sera non faremo perché altrimenti viene puntata fino a mezzanotte. Stanno succedendo tante cose a Hollywood ultimamente a livello di TV, di scandali e di massacri mediatici, certo. La storia di cannibalismo, ecco, in quel caso è più impermeabile, come dici tu, che fa fede in quel caso la carriera cinematografica che regge un po'. Esattamente. La pioggia rovente, però appunto, vabbè, magari poi avremo altri episodi, altre puntate, avremo sicuramente cose, come ti dici, parentesi così legate un po' al mistero e un po' a fatti anche di cronaca che poi hanno influenzato, hanno distrutto carriere, hanno fatto magari fare grosse deviazioni a livello proprio di lavoro, lavorativamente parlando. C'è gente che ha detto ciao un po' a tutto, esatto. Però, ne riparleremo. Emanuele, tu so che hai un impegno, quindi non so se era dietro. Vediamo dietro. Tu dimmi quando. Io vi saluto, allora ne approfitto e poi vi vedo domani, insomma. Sì, dai, ci recuperi domani. Io spero di averti nuovamente ospite in questo spazio, così molto volentieri. Ti rapiamo e ti coinvolgiamo in altre conversazioni della vecchia Hollywood. Grazie per voi, ragazzi. Grazie. Ciao. Eccoci. Emanuele stasera aveva una priorità assoluta. Direi di sì. Però bellissima questa introduzione, poi partendo proprio da Rodolfo Valentino. Beh, che è stato certamente tra i primissimi divi. Adesso sicuramente è stato il primo che attraverso la sua morte ha celebrato il culto di Hollywood. Perché appunto questa mega manifestazione che c'è stata alla sua morte ci ha fatto comprendere a tutti che cosa stava diventando Hollywood, che cos'era concretamente il cinema, stava diventando una vera e propria fede. Io, Kenneth Anger ne parla a proposito, tra l'altro, della sua ambiguità sessuale, ovviamente. Non sapevo che stavo per dire questa cosa. Beh, sai che sono ossessionato da Kenneth,
comunque lui ne parla naturalmente di questa ambiguità sessuale, ma naturalmente c'era dietro, vabbè, la storia è lunga di Valentino e non sto certo a continuarla, visto che mi sono preparato un'altra star che amiamo. Chiamiamo tutti. Però Valentino aveva un coinquilino barra convivente, l'ha avuto per anni, e se l'era portato pure da New York a Los Angeles e poi è finita male. E poi ci sono le varie leggende sulla sua morte, che fosse morto in realtà di problemi legati alla sifilide contratta da, appunto, da questi amanti. Però vabbè, chiudiamo la parentesi di Valentino. Io farei No, dico, potremmo veramente... Cioè... Sì, si potrebbe parlare a lungo di lui come di tanti altri, però farei qualche passetto indietro, che suona strano, visto che Valentino, stiamo parlando delle origini di Hollywood, però facciamo comunque qualche passo indietro, perché vorrei raccontare della prima... attrice in assoluto che è stata totalmente inventata a tavolino da dei publicist, fondamentalmente, chiamiamoli così, anche se proprio questa figura, ancora, come diceva Emanuele prima, non è che fosse proprio chiara. Ancora, però. Però diciamo che il divismo nasce, e lo star system nasce negli anni 10 e prima, come molti sapranno, il cinema americano era fatto per lo più di cortometraggi, mediometraggi, gli attori non erano segnalati all'interno dei crediti, quindi erano poco più che dei personaggi da vedere sullo schermo e nient'altro, un po' perché si era all'inizio, un po' perché in realtà gli attori, che spesso venivano dal teatro, non volevano che il loro nome comparisse nei film, perché era vista come una roba di serie B, un po' come negli anni 70-80 gli attori di cinema non volevano andare a fare televisione. Ok, però diciamo che in questo senso uno dei primissimi divi, anche se molto meno famoso di Valentino, è stato Max Linder, perché è stato il primo a comparire nei titoli di coda di un film, e questo è successo perché, allora, Max Linder era un autore che ha lavorato tanto in Francia con il Pathé Film, e poi si è trasferito negli Stati Uniti, mi pare dal 16 al 25, e si accorse durante un suo viaggio in Europa che sorprendentemente è sceso dall'aereo, c'era questa folla ad aspettarlo. E quindi si iniziò lì un po' a avere l'intuizione che forse, insomma, Questi attori stavano diventando delle divinità, perché le persone, il pubblico impazziva proprio per gli attori. E quindi è un po' da lì che nasce il divismo in America. Tra l'altro, Max Linder, scusa se apro e chiudo velocemente la parentesi, è presente nel nostro filastrocche dell'addio Sangue, Lacrime e Celluloide. Un messaggio promozionale. Perché si tolse la vita insieme alla compagna quando la sua carriera iniziò a decadere, e soffriva anche di depressione e quant'altro, però è stato uno dei più grandi ed era considerato da Charlie Chaplin, che abbiamo citato prima, il suo maestro, diciamo. Quindi diciamo che Hollywood si inizia a scoprire, il potenziale degli attori nei primissimi anni 10, e forse il primo, anzi senza forse, Carl Immel, il fondatore della Universal, è stato il primo a avere l'intuizione geniale di creare una fake news, chiamiamola così, anche se allora non si chiamava così, per promuovere una sua attrice, che era Florence Lawrence, per la quale e prima della presentazione di uno dei film di questa attrice, comunicò alla stampa che l'attrice era morta a causa di un incidente automobilistico, per poi farla risorgere poco prima della proiezione, insomma. E
Diciamo che però il caso di Florence Lawrence è un caso di finte notizie, finte informazioni che si limitano a un fatto, quello della sua morte. Mentre serve aspettare 4 anni più tardi, nel 1914, Tida Bara, appunto, che è il personaggio di cui parliamo, per avere appunto, come dicevo prima, una figura interamente costruita a tavolino. Tida Bara era un'attrice di teatro che viene scoperta dal regista Frank Powell sul set di The Stain, che è il primo film interpretato da Bara, anche se non come attrice protagonista. Ed è appunto questo regista che la porta a conoscere William Fox, il fondatore della Fox, quindi uno dei cinque ebrei che hanno inventato Hollywood fondamentalmente. E Fox decide di prenderla come attrice protagonista per un film dal titolo The Fool There Was, e un film al quale avrebbe dovuto recitare il ruolo di una femme fatale, ok? Ruolo che poi, come vedremo, le verrà cucito addosso, ma in maniera indelebile, non riuscirà più a liberarsi di questo ruolo. Però cosa fa Fox, che ormai ha capito, grazie ai precedenti con la Florence Lawrence, ha capito che serve dare spettacolo, serve creare interesse nel pubblico e creare dei personaggi prima che degli attori. Quindi William Fox arruola due giornalisti, Al Selig e John Goldfrapp, che lavoravano per il New York World, una testata giornalistica. Siamo ancora a New York, perché il cinema ancora non si è spostato dall'East Coast alla West Coast. E diciamo che Fox dà carta bianca a questi due giovani giornalisti molto fantasiosi per creare appunto il personaggio da appiccicare addosso a Theodosia Goodman, che prenderà appunto il nome di Tida Bara. Ora arriviamo a capire perché. Il punto è che Selig e Goldfrapp, la prima cosa che fanno è andare a esaminare il catalogo di tutte le attrici delle cinque grandi produzioni di quel tempo, no? E si accorgono che in nessuna produzione è presente un'attrice di origini arabe. E quindi decidono che Theodosia Goodman dovrà essere quell'etnia più o meno. Arabeggiante. E come? Eh no, arabeggiante, doveva ricordare. Sì, doveva un po', ecco, doveva essere arabeggiante. Quindi, per la presentazione di questo primo film, The Fool There Was, organizzano questa grande conferenza stampa al Chicago Hotel e ridipingono, tinteggiano e decorano la stanza dove tengono questa conferenza stampa con motivi legati all'antico Egitto. Okay. E prima che entri la futura diva, distribuiscono volantini ai giornalisti presentando Tida Bara come una ragazza figlia di un'attrice francese, Tida Delis, e uno scultore italiano, Giuseppe Bara. E dichiarano alla stampa che questa donna è nata in una tenda all'ombra della Sfinge, e che ha preso appunto dalla madre e dal padre l'amore per l'arte e la recitazione. E non contenti di questo, aggiungono dei dettagli su come questa bambina cresce, trasferendosi poi in Francia, andando a recitare nel teatro Grand Guignol, che ai tempi andava ancora di moda, e che fu poi scoperta in una sua trasferta negli Stati Uniti da Frank Powell. Questo fu l'unico dettaglio reale di tutta questa storia. Il film ha un successo enorme e Tida Bara diventa a tutti gli effetti la prima instant diva del cinema, perché è considerata un gigante fin dal suo primo film. Il problema qual è? Il problema è che William Fox non amava rischiare, e visto che lei aveva avuto successo come femme fatale, come vamp, decide che il suo ruolo sarà sempre quello. Malgrado
fosse un'attrice molto brava e nei pochi ruoli, non da femme fatale, dimostrò di esserlo, non riuscì mai a liberarsi di questo ruolo. E tant'è che quasi ogni settimana i due publicist che la seguirono per tutta la carriera, che non fu lunga, perché Tita Bara fece 40, circa 40 film dal 1914 al 1919, quindi 6 anni. Ai tempi i film si facevano in 1 o 2 settimane, non come ora, che ci vogliono mesi a volte. E sfornavano questi due giornalisti sfornavano copioni su copioni, su come questa diva doveva un po' atteggiarsi anche pubblicamente. Quindi la costringevano ad andare in giro agghindata un po' in maniera quasi da strega. La costringevano a indossare anche amuleti, gingilli vari che le creassero attorno questo alone di stregonesco, un po' occulto. Verica. Esatto, e tra le tantissime, adesso non staremo certo a citarle tutte, anche perché non me le ricorderei tutte, però tra le tantissime invenzioni per promuovere i film e per portare avanti questo personaggio fasullo di Tita Bara, i due publicist, durante le riprese del film The Devil's Daughter, che è del 1915, si inventarono una corrispondenza tra Tita Bara e Gabriele D'Annunzio, perché The Devil's Daughter è tratto dalla Gioconda di Gabriele D'Annunzio, e si inventarono appunto questa corrispondenza che non c'è mai stata, nella quale D'Annunzio si prendeva proprio la briga di spiegare a Tita Bara come doveva interpretare il ruolo della perfida protagonista del film, no? Un altro fatto molto curioso dello stesso anno, visto che William Fox insisteva affinché lei fosse anche nella vita reale dipinta come una strega, fu quella di arruolare un'esperta di fisionomica. Diciamo che ai tempi c'era ancora l'eco della fisionomica lombrosiana, no? La pseudoscienza secondo la quale attraverso i tratti somatici si poteva dedurre, insomma, tutto il carattere e non solo di un individuo. E questa esperta in fisionomica traccia un ritratto di Tita Bara in perfetta linea con i desideri di Fox, perché la dipinge, la definisce come una strega che ha un sistema muscolare. Il sistema muscolare di un serpente, questa è proprio la definizione che dà, e che incarna nel suo aspetto, come dire, l'essenza del male, della malvagità. Non è un caso che poco dopo, pochi mesi dopo, esce il film The Scene, dove naturalmente Tita Bara interpreta ancora un ruolo di quel tipo, e la tagline del film sarà Scene with Tita Bara, quindi pecca con Tita Bara. Diciamo che se ne inventarono un po' di tutti i colori. La cosa più eclatante, ci fu anche l'invenzione di un morto per omicidio in cui Tita si imbatté sul set di un film. Tita Bara era così portata a fingere che dichiarò un giorno che, con tutto quello che si era detto su di lei, non riusciva più a capire chi fosse lei realmente. E continuò a mentire contro voglia, ma continuò a farlo per stare nel gioco, per stare all'interno dei termini contrattuali, anche quando ormai la stampa era al corrente che lei, in fondo, con l'Europa, l'Egitto, non c'entrava proprio niente, perché era nata in Ohio e forse non c'era neanche mai stata. Però quando i giornalisti ormai, a conoscenza della realtà, le chiedevano dove era nata, qualcosa sulla sua infanzia, lei diceva: "Beh, dove sono nata? Lo sapete dove sono nata? Sono nata in Egitto." Tant'è che quando poi girò Cleopatra, che è forse il film più famoso che ha fatto, anche se a noi sono giunti solo pochi secondi di pellicola, perché non ho detto che dei 40 film circa di Tita Bara ce ne sono arrivati 3 o 4, non sempre integri. Quando appunto si trovò a presentare il film Cleopatra, dichiarò di essere felicissima di poter tornare finalmente nel suo luogo natale, okay, dove l'aveva vista nascere.
Chiudo con in questa panoramica sul personaggio fasullo di Tidabara, con, sempre con Cleopatra, perché l'apice della follia di questi due publicist giunse quando, per la presentazione di Cleopatra, fecero pubblicare su varie riviste questa fantomatica scoperta di una nuova stela in Egitto, del tutto inedita, mai vista, mai scoperta e mai interpretata dagli archeologi, della quale pubblicarono il testo tradotto, che annunciava, questo testo molto breve annunciava l'avvento in futuro, in un futuro molto lontano, di questa grande diva e perfida diva di nome Teta. Mettevano la lettera greca Teta per richiamare Tida. La ciliegina sulla torta nel mezzo, ora non so quando esattamente perché le fonti sono contraddittorie a riguardo, però nel mezzo di tutto questo, di tutte queste fake news e costruzioni varie, ci stava poi la ciliegina sulla torta del nome di Tidabara, che si scoprì presto essere l'anagramma di Arab Death, quindi morte araba, che offriva ancora più mistero e insomma offriva ciò che Fox voleva. Il problema, diciamo, è che a un certo punto, quando si chiude il contratto con la Fox, Tidabara ormai è diventata la Vamp e può solo recitare il ruolo della Vamp, ma la Vamp ha perso un po' appeal per il grande pubblico, perché si sta avvicinando l'epoca del jazz e le maschiette del jazz diventano i personaggi più in voga al cinema. Quindi a lei non viene rinnovato il contratto, prova un po' a riciclarsi nel cinema, prova un po' a riciclarsi poi anche nel teatro, ma presto finisce. Non dico che finisce male, però smette di recitare e si dà una vita privata, sposando tra l'altro un regista con cui aveva lavorato, però si dà vita privata, insomma. Però ecco, è stata Tidabara, lo dico, forse l'ho già detto, una presentazione precedente a questa, a tantissimi primati, perché è stata la prima Istan Diva, è stata la prima. Una delle primissime sex symbol di Hollywood, ed è stata la prima Vamp. Ma, ribadisco, fu anche la prima grande attrice di Hollywood a restare totalmente intrappolata nel personaggio. Cosa che capitò successivamente a moltissime altre persone, tra cui, tra l'altro, una grande diva, una giovane attrice, che presto sarebbe diventata una delle dive più grandi di tutti i tempi, che lavorava per la Fox, per la stessa Fox per cui lavorava Tidabara. E Tidabara, quando vide questa giovane ragazza così fragile e ingenuotta, disse qualcosa del tipo: questa ragazza ha un grandissimo talento, ma farà la mia stessa fine. Questa ragazza era Marilyn Monroe, che fu costretta, malgrado lei non volesse recitare solo in quella tipologia di ruolo lì, ma fu costretta nel ruolo. Sappiamo qual è il ruolo di Marilyn Monroe, no? Dalla bella un po' ingenua e tonta, e in quel ruolo ci morì, nonostante lei avesse cercato più volte di uscirne. Marilyn fu comunque anche lei, quindi a suo modo un personaggio costruito, a partire dal nome, che è la prima cosa che in genere Hollywood cambiano, perché lei si chiamava Norma Jane, e poi al publicist non piaceva affatto il nome, che tra l'altro non era neanche così male, a mio parere, e scelse di darle il nome Marilyn in onore di Marilyn Miller, l'attrice e cantante, e il cognome, fortunatamente riuscì a tenersi il cognome della madre. Però a proposito di nomi e a proposito di fake, la cosa di cui stiamo parlando stasera, ci fu uno star a cui andò molto peggio, perché un'altra nostra grande attrice tanto amata, Joan Crawford, fu costretta a convivere col proprio nome fasullo, che odiava peraltro,
E fu più sfortunata di Marilyn perché il suo nome addirittura fu scelto in base a un concorso. Cioè Sì. la produzione realizzò questo concorso pubblicato su non ricordo quali riviste e molti, i lettori dovevano proporre dei nomi, vinse Joan Crawford e fu costretta a prendersi quello Oh. che arrivò da fuori. Terribile, Diciamo che... alla faccia Com'è? del, no, dico, alla faccia dello storytelling, se ne parla spesso, no? Io Sì, manco sì, poi sì. quando, vabbè, in varie presentazioni, in varie occasioni, ne parliamo spesso, ecco, diciamo che questi sono esempi estremi, però veritieri, che poi hanno gettato veramente le fondamenta. Tutto quello che succede, che vediamo oggi, tra fake news o cose assolutamente prive di basi veritiere, eppure vengono pompate e vendute, Esatto, sì. forza qui propulsiva tra social e quant'altro, ha voglia a pasteggiare con tutte queste cose. All'epoca quello avevano, anzi, ecco, insomma, poi i pubblicisti si sono veramente sbizzarriti con te da bara, cioè penso si siano inventati veramente, veramente la qualunque. Sì, con lei si sono inventato proprio la qualunque, però diciamo che poi successivamente... Le case di produzione, un po' tutte, si sono sbizzarrite, magari non nel creare veri e propri personaggi, ma nel far proprio nel far firmare dei contratti che prevedessero il totale controllo da parte della produzione delle star. Sì. Perché ad esempio adesso il divismo e lo star system va un po' declinando coi decenni, perché è una cosa tipica del cinema classico americano, ma poi ci sono stati degli step nel mezzo che hanno un po' cambiato le carte in gioco, tra cui l'avvento del sonoro, il codice Hays, la legge antitrust del 48, hanno smontato un po', distrutto l'industria, quindi si è un po' persa anche questa cosa. Però diciamo che dal 20 al 60 si sono sbizzarriti alla grande in tutto, e spesso magari attraverso piccole cose atte a promuovere il film più che a creare un personaggio, perché penso ad esempio a Mickey Rooney e Judy Garland, Madonna, un'altra poveretta, ne parleremo perché ci torneremo. su Judy Garland. Sì, per forza. Per forza, un'altra poveretta distrutta da Hollywood, morta anche lei, non suicida, ma comunque imbottita a causa di un overdose di Sequenal, barbiturici. Comunque, quando uscì Babes in Arms, che era un musical del 39, in cui Mickey Rooney e Judy Garland erano una coppia, la produzione obbligò i due a fingere in pubblico di essere una coppia, per dirne una. Però ecco, oppure grandissimo caso eclatante di come si chiama, Rock Hudson, che era gay e fu Sì. costretto a sposare la sua gente, fu costretto a sposare la sua gente per non rovinare, insomma, il sex appeal del divo, cosa che capitò anche a Jane Harlan, se non sbaglio, che gli proibivano di sposarsi perché lo sposarsi avrebbe probabilmente fatto perdere Certo, sì, non si doveva consensi da parte del pubblico maschile sapere, non si doveva sapere nulla, e cose di questo o tipo. quello che Va bene. dicevano loro. Poi parleremo anche di, io te lo dico sempre, perché poi tanto prima o poi un saggio glielo dedicheremo a, prima l'hai citata, John Crawford, Eh ma sì, John Crawford versus fantastica anche lì. Bette Davis, che sia vero o finto, a me ha sempre fatto. Il loro odio, Sì. il loro scontro. E tutti i Sì. dispetti che si sono fatte sul set, poi ti ripeto, Sì. vero o finto, mi hanno sempre divertito, forse loro un po' meno, però questa rivalità, questa malsopportazione ci hanno ricamato sopra per decenni, anche se loro hanno avuto uno sviluppo, una carriera con tutto un decorso classico, e poi si sono riacchiappate all'ultimo. All'ultimo, verso la fine, sì, verso la fine. Aggrappandosi a un genere che forse poco, cioè
le avresti collegate mai all'horror, no? All'inizio di carriera, ma come? No, Quella infatti. vive via col vento, invece la vedremo in che fine ha fatto Baby Jane, ma lì, ripeto, una puntata a parte perché Da loro parte per quello, sì. forza. Stasera si parla solo di fake e quindi, quindi vi Quindi sì. lascio al prossimo. Beh, no, però diciamo per chiudere che questa cosa, naturalmente, della costruzione dei personaggi, delle invenzioni, è andata avanti per tutta la storia del cinema e tutt'oggi accade. Perché per la cura del benessere di Verbinski fu inventato di tutto, ad esempio, fake news su fake news. Però credo, e qui chiudo, credo che uno dei più importanti esempi in questo senso negli ultimi 20 anni sia stato dato da The Blair Witch Project, e credo sarete d'accordo con me, perché è un film che ha costato poche migliaia di dollari Sì, per il veramente. quale... Cioè, quant'erano? Non me lo ricordo più, ma una cosa irrisoria ci hanno Sì. E costruito sopra, ritornando sempre al discorso. lì avevano costruito i registi, avevano proprio costruito un sito dove si era inventata questa leggenda, queste sparizioni, e questo sito veniva aggiornato, tra l'altro, periodicamente, per far credere che questa maledizione della strega di Blair fosse reale. E io mi ricordo che ai tempi andavo alle scuole superiori e quando uscì il film. C'era nell'aria questa cosa, c'era chi dice, si domandava, ma questa roba è vera o no? No, vabbè, guarda, ecco, The Blair Witch, sì, poi sfruttò, insomma, internet, questo sito che costruirono ad hoc, no? E come oggi del resto Esatto. sfruttano i social per fare poi tutta una serie di altre pubblicità, cioè seguire i divi nel quotidiano, quindi il divo non è più divo, ma il divo è vicino di casa, e tu puoi essere quasi amico con lui perché ci puoi parlare tutti i giorni, puoi stalkerare a tuo piacimento. E che è un'altra perversione ultima che con l'avvento dei social, per cui insomma ce ne sarebbe veramente ce ne sarebbero gli esempi dagli anni 20 fino ad oggi. Noi abbiamo scelto delle cose molto molto mirate. Io mi aggancio brevissimamente a Tedina Nostra, come la chiamiamo sempre, perché ce la faremo, ma insomma a settembre dovremmo qui a Roma inaugurare una collettiva dedicata a Chiedabara. Art and Soul è il E non nome vediamo l'ora. della mostra, non vediamo l'ora perché ci stiamo lavorando da non so più, ormai ho perso veramente il conto dei mesi, quindi vabbè, con queste difficoltà legate a tutto quello che sappiamo che non sarò a ripetere, insomma. Sono stati un po' di slittamenti e di posticipi, quindi a settembre, poi domani magari metterò bene nero su bianco le date precise della mostra. Tanti artisti vicini alla Bachemono, per motivi di varie ragioni, insomma, hanno dedicato a un film, ognuno ha scelto un film, una pellicola, quel che ne è rimasto, perché abbiamo visto che l'incendio ha devastato praticamente quasi tutto quello che avevamo su questa grande attrice, ma questi frammenti che sono rimasti, ecco, sono stati recuperati, ognuno ha fatto la sua ricerca, ha scelto una pellicola e poi l'ha riproposta con il suo stile, con la sua tecnica, quindi alla Nero Gallery, Pigneto, Roma, a settembre primo, ecco, ci saranno queste opere esposte di tutti questi artisti. A breve mi auguro di riuscire a fare una cosa incentrata soltanto su questo, per presentare un po' tutti loro e le loro opere che vedrete appunto in galleria. Ci sarà tutta un'area del bookshop dedicata al nostro catalogo, e l'idea è quella di appunto organizzare una serie di eventi che riguardino il cinema. Quindi Chedabara, e come un po' abbiamo fatto questa sera, andare poi a pescare qualcosa di, insomma, di curioso, di peculiare al riguardo. Quindi, insomma, continuate a seguirci e faremo presto appunto un po' un riassunto. Vorrei anche tentare di pubblicare un calendario, ma forse è troppo rischioso, quindi aspetto un po', però ci saranno tante cose, insomma, che stiamo curando in questi, cioè, da mesi, proprio per
per arricchire il più possibile questo evento. Io non vedo l'ora di vedervi proprio, ecco, qui fisicamente a parlare di cinema e a omaggiare questa grandissima donna che noi tutti adoriamo. Io poi lascio la parola a Marco, faccio soltanto da ponte, perché ho pensato di, ecco, parlando di fake o di cose molto molto fatue, inventate, a un qualcosa che fu all'epoca rivoluzionario, un po' quello che avete raccontato sia tu che Emanuele. Ecco, su personaggi assolutamente epici. Io mi riferisco in questo caso proprio a un evento che fu ordito da un genio del male, per me Orson Welles, per me insomma, un po' per tutti, un genio del male. All'epoca credo avesse 24 anni, era proprio giovane, quindi si barcamenava tra il teatro, tra la radio, scriveva, aveva in mente tante cose, un'intelligenza e una cultura molto vivida. E lui all'epoca lavorava per questa trasmissione, credo, della CBS che si chiamava Mercury Theater on the Air, una cosa del genere. Quindi ogni sera presentava una sua trasmissione, parlava di romanzi, si parlava di letteratura. Ogni volta c'era un tema diverso. Una sera gli venne proposto un adattamento fatto ad hoc della Guerra dei Mondi di Wells, non Welles, ma Wells, lo scrittore. Lui non era proprio entusiasta di questa scelta, per cui insomma ci studiò un po' sopra e cercò di renderla, diciamo, particolare, e ci riuscì alla grande, perché fu, penso, il primo esempio, il primo caso di fake news radiofonica che scatenò il panico in tutte le persone, tutti gli ascoltatori della radio. Quindi lui semplicemente cominciò a recitare questo testo come fosse appunto una specie di telegiornale. Quindi a singhiozzi trasmettevano notizie preoccupantissime da credo, un laboratorio scientifico che aveva notato che da Marte stavano arrivando dei gas minacciosi, probabilmente legati a presenze aliene extraterrestri. E lui irruppe quindi in una trasmissione, qui c'era musica da ballo, cioè una trasmissione anche abbastanza, come si dice, regolare, e la interrompeva in continuazione, facendo finta di aggiornare il mondo intero sul fantomatico arrivo, comunque inizialmente delle stranezze che stavano accadendo su Marte. La gente ci credeva, cioè ci ha creduto, gente che si è sentita male, che chiamava in radio chiedendo informazioni, che si barricò in casa perché aveva il terrore che gli alieni potessero arrivare. Poi, insomma, una trasmissione che era stata arricchita, studiata a tavolino, ma arricchita anche da suoni, da effetti sonori, insomma, che abbastanza arcaici, oggi farebbero sorridere. La trasmissione, tra l'altro, è stata anche registrata. Credo che esistano ancora dei vinili che girino con la trasmissione originale. E lui, niente, si dedicò in questa una manciata di ore, credo, a fare tutta questa radiocronaca agitatissima di questa invasione aliena. Poi finì la trasmissione, se ne andò a teatro. Appunto, era impegnato anche a teatro, quindi non aveva proprio capito che cosa era successo, ma aveva scatenato il panico, gli fu riferito dopo, e questa cosa ebbe un ritorno proprio sulla sua immagine di regista e di scrittore, di rielaboratore di testi enorme. Di lì a poco poi avrebbe lavorato a Quarto Potere, che per chi insomma non lo ha visto, insomma, o non l'ha mai recuperato. Insomma, è un film incentrato sulla stampa, sulla comunicazione e su tutti i poteri che girano intorno a questi due poli.
diciamo così, adesso l'ho riassunto proprio in maniera abbastanza becera e semplice, ma insomma, a me interessava questo discorso della fake news raccontata con lo storytelling pazzesco che lui aveva proprio inside, cioè proprio nel DNA. L'RKO sentì la trasmissione folgorati tutti e quindi andarono a proporgli subito un contratto, capito come si fa Nicola, così, tac, tac. E lui cominciò la sua mirabolante carriera, la cosa che mi ha fatto sorridere mentre stavo a cercare un po' di argomenti per questa sera, soprattutto inerenti alle date, agli stralci di trasmissione. Il testo è stato trascritto, quindi si trova su internet, fa veramente ridere in senso buono, nel senso che si impegnò tantissimo per terrorizzare tutti e ci riuscì. E ci fu un tizio che chiamò, narra la leggenda, in trasmissione dicendo: ma a che ora è la fine del mondo? E così i Rem si sono ispirati a lui pure per il loro pezzo, per farti capire il senso di panico che quest'uomo era riuscito a trasmettere in un paio d'ore di trasmissione. Ebbe così tanto successo che poi venne replicata anche in altre parti del mondo. Questo era proprio il format, quindi questo esperimento nato così con una serata di scazzo e svogliatezza funzionò. E quindi vabbè, questo è fantastico. Orson Welles anche, poi insomma ci ritorneremo perché è una figura troppo bella, gigante, enorme. Però ecco, questa sera, visto che con Marco ci intervalliamo sempre e cerchiamo sempre di fare un po', tracciare un filo, in questo caso tra cinema, ecco, e letteratura, si parla di romanzi, quindi Welles and Welles, in questo caso una coppia quanto mai azzeccata. E niente, ho detto che okay, a San Marco, ok, no, stasera devi assolutamente parlarci della Guerra dei Mondi. La Guerra dei Mondi, il romanzo, quello da cui poi tutto è cominciato, perché anzi, l'hanno anche riproposto in edicola. Adesso ci sono, beh, adesso Sì. Marco ci dirà, insomma, ecco, è Sì, tornato all'attacco. assolutamente, l'hanno riproposto pochi giorni fa, no, pochi giorni fa, ma sì, forse qualche settimana fa, io l'ho recuperato perché insomma non potevo lasciarmi sfuggire quest'opera e mi fa piacere in realtà perché vorrei fare una piccola digressione sul nostro caro Wells, Herbert George, HG, in molti se lo chiederanno sta per Herbert George. Vorrei fare una digressione, un po' da gossip, visto che insomma sono quasi le 10 e ci sta bene, e riagganciarmi a Rodolfo Valentino. Ora vi spiego perché. Ho recuperato alcune informazioni che mi sono venute in mente. Ora, parliamo brevemente di Wells, prima di addentrarci in questo piccolo gossip, e poi ci spostiamo sulla guerra dei mondi. Dunque, vabbè, Wells, classe 1866, è considerato forse uno dei primi scrittori di fantascienza, ma è stato anche molto attivo nella narrativa, nella narrativa storica, nella critica sociale, fu vicino al movimento futurista di Marinetti. Ai movimenti legati alle utopie, ha scritto molto di utopia, sia articoli di giornale, piccoli saggi, ma insomma anche nei suoi romanzi ha affrontato spesso il tema e ha anticipato poi molta della tecnologia che andrà a costituire il panorama moderno, soprattutto per quello che riguarda, forse tra le cose un po' più negative nei suoi libri ha anticipato, non so, i carri armati, l'energia nucleare, i satelliti, i viaggi spaziali, qualcosa legato al World Wide Web, quindi un po' tutte queste tecnologie da una parte che hanno una funzione bellica, dall'altra un po' di controllo sociale, ma lui era molto poi attivo nella critica sociale, lo vedremo bene anche con la guerra dei mondi. E fu uno scrittore molto prolifico, incredibilmente scrisse tantissimo, noi oggi lo ricordiamo principalmente insomma, per questi
romanzi legati alla fantascienza, la fantascienza misteriosa, La macchina del tempo, L'isola del dottor Monroe, ma ha veramente scritto qualunque cosa. E prima di passare alla guerra dei mondi, però, io vorrei riagganciarmi un po' alla figura di Rodolfo Valentino, perché questa un po', facciamo un po' di gossip. Perché uno si immagina Wells, scrittore, no? Impegnato anche nel sociale, no? E se lo immagina un signore, fine dell'Ottocento, no? A cavallo del Novecento, serio, serioso, ligio. Vi leggo, perché devo leggere, perché le informazioni sono davvero tante, le vado un po' così a intercettare. Dunque, ora vi leggo questa cosa e capirete perché ha a che fare con Rodolfo Valentino un po'. Allora, Wells nel 1887, andiamo qua nella vita privata, ha una relazione con la cugina Isabel, ha una relazione con la cugina che sfocia poi in un matrimonio nel 1891, i due vanno a vivere insieme nel 1891 e nel 1894 si separano, quindi dopo 3 anni. Perché? Perché Wells si invaghisce di una sua alunna, una certa Amy Catherine Robbins, con la quale si sposa nel 1895, quindi ricordiamoci, nel 91 si sposa con la cugina, poi lascia la cugina, nel 95 si sposa con Amy Catherine Robbins, e vanno a vivere a Camden Down, e poi lui si trasferisce ancora, nonostante fosse sposato, però si trasferisce dopo pochi mesi, praticamente, e va a vivere nel Kent, e qui nasce il primo figlio con Amy Catherine Robbins, nasce il primo figlio, e nel frattempo Wells, con il benestare della moglie, ha diverse esperienze, relazioni extraconiugali con diverse donne, ovviamente, cioè ricordiamo la scrittrice Margaret Sanger, e la scrittrice Elisabeth von Arnim, e nel 1909 ha una figlia, voi direte, con una di queste scrittrici, no, con un'altra scrittrice, Reeves Ambra. Poi nel 1914 c'ha un altro figlio, voi direte, con Reeves Ambra, no, con un'altra scrittrice, tale Rebecca West. Quindi insomma, io adesso ho perso il conto dei figli e delle scrittrici con cui è stato, insomma, ci rendiamo conto. Ma nel 1920 fa un viaggio in Unione Sovietica, no? Vuoi dire, sta in Unione Sovietica, ci sono donne anche lì, e quindi conosce questa Maria Ignatievna Burbeck. Quando lei ha modo di venire in Europa, i due si mettono insieme a Londra nel 1930. Nel frattempo, però, per non star senza fare niente, Wells si trasferisce in Francia e ha una relazione con Costanza Coolidge. Poi nel 1935, mentre sta a Washington, si mette con la scrittrice Martha Gellhorn, con cui non fa figli, ok? Quindi tutto questo Wells lo fa, insomma, nell'arco della sua vita, anche perché poi, un po' come Charlie Chaplin, anche da, come dire, vecchietto, riusciva a tenere in piedi queste relazioni anche molto importanti, durature, almeno per i suoi standard, con donne anche molto più giovani di lui. Quindi diciamo che Wells, ecco, un po' così, questa curiosità, un po' potremmo definirlo quasi il Rodolfo Valentino degli scrittori, perché insomma è stato abbastanza attivo in questa sua vita così, e tra l'altro dirà di sé che non è mai stato un grande amante, tra l'altro, però dice, però ammetterà di aver amato profondamente. Ora non so, queste parole molto probabilmente gli hanno messo qualcosa nell'acqua quando era piccolo, perché effettivamente oltre ad essere molto attivo nella scrittura e nella letteratura, insomma, è stato molto attivo anche nella vita privata. Chiudiamo questa parentesi così un po' goliardica e concentriamoci sulla guerra dei mondi. Dunque, la guerra dei mondi è quello che forse è considerato un po'
il capolavoro per tanti versi di Wells. È un romanzo che in realtà esce a puntate nel 1897 o 98, non ricordo, su una rivista, 97, ok, esce a puntate nel 1897 su una rivista in, mi sembra in 9 puntate. E in Italia viene pubblicato poi nel 1901, quindi abbastanza immediatamente dall'editore Vallardi, quindi l'opera ha modo, insomma, di uscire quasi subito dal mercato inglese, ed è considerata, insomma, il primo romanzo di genere fantascientifico proprio puro, perché abbiamo un tema che è quello poi che sarà ricorrente in molti romanzi di fantascienza. Abbiamo questo tema dell'invasione aliena. Ora, la trama è abbastanza semplice, anche perché non ci sono molti personaggi alla fine in questo romanzo, la cui bellezza è determinata da altri aspetti. La trama è questa, cioè tutto è raccontato in prima persona dal narratore, che racconta questa vicenda, ci fa capire che la vicenda è già finita, e lui sta scrivendo una sorta di memoriale su questa invasione aliena. E la storia è raccontata dal suo punto di vista e dal punto di vista del fratello. Questo è un escamotage letterario molto interessante, ora vi spiego il motivo. Dunque, tutta la storia si svolge geograficamente tra Londra, i suoi sobborghi e le zone rurali del sud-ovest e nord-est. Diciamo in una zona che geograficamente oggi, una zona che geograficamente è attraversata dal Tamigi e che oggi sarebbe, come dire, percorribile con i nostri mezzi in neanche un'ora. Però qui sta la bellezza, parte della bellezza del romanzo. Praticamente accade questo. Il protagonista, che è uno scrittore, vive a Woking, e un suo amico che lavora in una stazione di osservazione astronomica nota dei bagliori che provengono da Marte. Insomma, prima che se ne rendano conto, questi bagliori si trasformano proprio in qualcosa tipo bolidi che arrivano sulla Terra. Uno di questi bolidi si schianta proprio a Woking, quindi tutta la gente si riunisce per vedere questo meteorite che è caduto, salvo scoprire che non si tratta di un meteorite, ma di un artefatto alieno. Un artefatto tipo un siluro, un missile, dal quale poi escono effettivamente questi alieni che non hanno una forma, come dire, antropomorfa, come ci si aspetterebbe, come si aspettano anche i personaggi del romanzo. Sono più simili a piovre con tentacoli, sono degli esseri strani. Il protagonista poi ci dirà che questi marziani hanno sviluppato principalmente il cervello, non posseggono l'apparato digestivo perché si nutrono, come dire, quasi per endovena, tra l'altro succhiando il sangue degli uomini, e hanno soltanto il cervello, un sistema respiratorio con dei polmoni che sta accanto al cervello in questa enorme testa un po' flaccida. Però ci dice subito che come arrivano sul pianeta, si ritrovano, come arrivano sulla Terra, questi alieni si trovano un po' in difficoltà. Infatti la prima cosa che fanno per ovviare al problema della gravità, su Marte la gravità è meno presente, quindi qui sulla Terra questi marziani si trovano un po' appesantiti nei movimenti, per ovviare, insomma, tutta questa serie di problematiche legate alla gravità e ad altri fattori naturali, costruiscono delle macchine, ed è con queste macchine che iniziano la conquista del mondo. Queste macchine sono degli enormi, sembrano degli enormi treppiedi, sono
giganteschi che loro guidano all'interno di cilindri che stanno in cima a questi tre piedi meccanici che si muovono, e hanno queste armi terribili che sono in grado di incenerire, di folgorare qualsiasi cosa. La storia è interessante perché narra praticamente tutta la fuga del protagonista che da questo sobborgo a sud-ovest di Londra cerca di arrivare verso Londra per fuggire, ma che ha sempre in mente di ritornare anche dalla moglie che si è rifugiata in un villaggio vicino a Woking. E poi c'è il cambio di scena, perché in questo grande contesto non vado troppo in fondo con la trama, perché magari chi non ha letto il libro poi ha piacere di scoprire tutte le linee narrative, e quindi non voglio spoilerare troppo. E c'è questo cambio di scena e qui il racconto a un certo punto prosegue visto dagli occhi del fratello del protagonista. Perché? Perché il fratello sta a Londra. E è molto interessante perché ci mostra la reazione delle persone all'interno dell'agglomerato urbano, dove noi abbiamo questa risposta isterica, abbiamo queste masse di persone che fuggono, che riempiono le strade, sembrano dei formichieri giganteschi e travolgono tutto in questa fuga verso poi il nord-est. Quindi abbiamo questa traiettoria che da sud-ovest va verso nord-est e verso la costa, perché poi si cercherà di imbarcarsi per fuggire in Francia. E, oggi, insomma, sappiamo che dalla Gran Bretagna alla Francia uno ci arriva così, sono praticamente quasi appiccicate, ma all'epoca, anzi a un certo punto nel romanzo, una signora che fugge fa anche questo parallelismo dicendo che i marziani e i francesi hanno molte cose in comune, perché entrambi sembrano venire da un altro pianeta. E comunque c'è questo percorso molto interessante che va proprio da sud-est verso nord-ovest. E il romanzo mette in relazione questa fuga disordinata della città, dove le persone si comportano veramente come formiche impazzite, invadono le strade, le percorrono, lasciano indietro tutto e tutti, chi cade è perduto, viene calpestato. E poi c'è invece la fuga che sembra un po' più ordinata e anche che presenta maggiore possibilità di resistenza, cioè tutta quella fuga che viene dai sobborghi, dai quali parte il protagonista, dove anzi ci si trova anche con attimi di resistenza, di guerriglia. E molto interessante questo passaggio di visione tra i due, diciamo, protagonisti, che ci fa ci fa entrare anche un po' quella che è la critica sociale del libro. Questi alieni avranno modo di organizzarsi, arriveranno altre capsule, le città saranno insomma quasi rase al suolo da questi enormi treppiedi armati di armi, cannoni con questi raggi invisibili. Nel romanzo si parla proprio di raggio di calore, sembrano dei raggi laser effettivamente. E poi vabbè, ovviamente la trama, come ho detto, si snoda intorno a questa fuga, ricerca di sopravvivenza, perché gli alieni, oltre a distruggere tutto, cercano anche di catturare gli uomini, perché ne hanno bisogno per nutrirsi. Chiudo qui un po' la sinossi dell'opera, per non dare insomma troppi riferimenti per chi non ha letto il libro. Diciamo che, come ho detto prima, Wells era attivo anche non soltanto nella fiction, ma anche
molto attivo nella scrittura per il sociale, e ci sono dei temi fondamentali che sono trattati in questo romanzo. Quello fondamentale sicuramente è quello che si rifà alla teoria dell'evoluzione, di cui Wells era un grande estimatore e sostenitore, e al discorso etico che gira intorno poi a quello che qui là verrà chiamato darwinismo sociale, e quindi insomma tutta quella serie di idee per cui all'interno della società quelli più gli individui più forti, più intelligenti e più furbi hanno tutto il diritto di prevalere sugli altri e di come dire, per usare una metafora ripresa dalle stesse immagini che ci propone Wells, insomma, anche di calpestarli per arrivare dove devono arrivare. E il libro è anche però insomma una denuncia molto forte al colonialismo europeo, infatti non vedere in questi marziani che arrivano sulla Terra e fanno un po' quello che vogliono, andando a sfruttare sia il territorio, che cercano in qualche modo anche di modificare per ricreare il loro habitat di sopravvivenza, e sfruttare soprattutto gli abitanti della Terra, insomma, non poter vedere una critica al colonialismo è difficile, anche perché Wells, per essere proprio sicuro che la vedessimo, già nel primo capitolo dice chiaro e tondo, fa proprio questa similitudine per giustificare questi marziani che arrivano e vogliono fare un po' come vogliono, ci ricorda insomma quello che hanno fatto gli europei in Tasmania, che hanno ucciso e hanno letteralmente spazzato via tutta una grande tribù di indigeni, di autoctoni che vivevano lì. Quindi il romanzo vuole essere anche una denuncia sociale molto forte a queste teorie di colonialismo. Ricordiamo poi qui che Wells era assolutamente un progressista assoluto, e non è un caso che tra le sue conquiste amorose ci fossero molte scrittrici, attiviste nel campo dei diritti delle donne, insomma, non è davvero un caso. E particolare poi curioso, pare che Wells abbia inserito all'interno del romanzo dei luoghi che a lui un po' avversi gli ricordavano parti della sua infanzia un po' così particolari, e li abbia poi inseriti nel romanzo proprio per farli distruggere completamente da questi alieni. E effettivamente il romanzo, se vi capita di leggerlo, è molto interessante, oggi poi è molto semplice farlo, potete seguire gli spostamenti dei vari personaggi proprio attraverso una cartina geografica, perché Wells è proprio dettagliato, nomina tantissimi posti, sia fuori che dentro Londra. È interessante proprio ricostruire tutto il percorso che i protagonisti fanno, ed è molto interessante anche perché, leggendo il libro, al di là di alcuni riferimenti che lo collocano cronologicamente nel periodo, insomma, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, i protagonisti magari si spostano non su una moto, ma col cavallo e il carretto, però leggendolo, e se non si fa troppo caso a questi particolari, che comunque sono abbastanza rarefatti all'interno della narrazione, si ha l'impressione tranquillamente di leggere un'opera moderna, assolutamente, anche perché con tutti questi riferimenti geografici che lui inserisce all'interno della narrazione, è davvero facile perdersi poi nella modernità, perché poi sono nomi che oggi noi
conosciamo abbastanza, anche noi che non abitiamo in Gran Bretagna, perché ci sono insomma arrivati poi dalla televisione, dal cinema, e ricostruire, insomma, andare a rivedere il percorso che fanno i protagonisti è anche un modo per rendersi conto di quanto oggi le distanze poi si siano assolutamente accorciate, perché insomma tutto questo grande fuggire che hanno, in cui sono impegnati i personaggi, credo si snodi alla fine su un percorso forse di un centinaio di chilometri al massimo, quindi insomma una distanza che oggi veramente saremo in grado di percorrere in pochissimo tempo, ma che nella narrazione poi va avanti per diverse settimane. E quindi assolutamente io consiglio di recuperare questo incredibile libro e di leggerlo anche, ecco, provando a interpretarlo a livello sociale e sociologico. È un bellissimo esperimento. E sono curioso, perché sapete che non l'ho mai ascoltato, però se ci sono delle registrazioni, ora voglio anche andarle a recuperare online, sono curioso di sentire come Orson Welles ha ricostruito queste parti di narrazione, perché effettivamente nel libro queste, diciamo, i brani che parlano proprio della, anche tra i dialoghi dei personaggi, sono molto realistici, e le descrizioni che ne dà lui sono assolutamente credibili, ma proprio credibili. Cioè, noi oggi guarda, la trasmissione radiofonica, cioè la scrittura però non era di Welles, lui l'ha, okay, no, gli diede sì poi un taglio appunto un pochino più aggressive, però c'era, okay, un sceneggiatore, adesso non ricordo il nome, però un altro signore che adattò come se fosse appunto uno scoop da dare in contemporanea, solo che appunto Orson Welles lo caricò di tutto il pathos, dicendo appunto: signori, scusate, stiamo interrompendo la trasmissione, no, col panico, mi è successa una cosa incredibile, il professore dall'osservatorio astronomico di, con il panico assoluto. È bellissimo però l'adattamento che ha fatto questo signore, di cui adesso non ricordo il nome. Ma guarda, io sono ritornato sul romanzo e mi sono reso conto che effettivamente poi le descrizioni sono molto realistiche e allarmistiche, quindi assolutamente credibili. È pensare che parliamo insomma di un'opera scritta insomma più di 120 anni fa è incredibile, è veramente incredibile. Uno spessore sia letterario che espressivo di altissimo livello. C'era Ornella che ha messo, cioè adesso l'ho postato perché è un po' lunga come osservazione, così almeno facciamo di leggerla. Cioè, che gli abbiamo fatto vedere in mente il racconto radiopanico di Lucarelli, in cui c'è un'astronomia che contatta una radio interrompendo la trasmissione perché dalle sue osservazioni con il telescopio sembra che il sole sia esploso e che la Terra stia per essere ridotta in cenere. Credo sia ispirato all'episodio che avete raccontato prima di Orson Welles. Non mi stupirebbe se fosse così. Oddio, effettivamente ci sarebbe motivo di credere una cosa del genere. Questa cosa fu epica all'epoca. Era 1938, Halloween. Quindi già, credo gli americani erano già pronti per vivere il loro Halloween diverso. Glielo movimentò non poco. Stai cercando, Marco? No, stavo guardando stavo cercando informazioni su questa cosa che ha suggerito Antonella, perché mi aveva fatto Ornella, perché mi aveva fatto venire in mente una cosa, ma no, era un falso ricordo, quindi niente. Fake ricordo. Sì, 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 sì. È un falso ricordo.
Comunque, ecco, nelle prossime, qui ogni volta dico nelle prossime puntate, mi viene da ridere, però insomma, nelle prossime dirette che organizzeremo per la rubrica Hollywoodland, tireremo fuori altri argomenti così sulla falsa riga di questa sera, andando un po' a provvistare tra le curiosità degli studios e poi ecco questi parallelismi. Adesso Rodolfo Valentino Wells mi fa. Comunque, ce ne sono tanti poi di fili da tirare, quindi ha voglia a trovare cose. Sicuramente, ecco, per la prossima puntata. Adesso ce l'imbarazzo della scelta. C'è l'imbarazzo della scelta, Hollywood, di storie folli. Ce ne sono alcune vere che sono più folli di quelle inventate, quindi. Ecco, preparati Nicola, perché la prossima volta andiamo direttamente sulla realtà che supera. Che supera la fantasia, sì, esatto. Eh sì, ti ho detto, John Crawford, Bette Davis, sicuro, sicuramente, e anche rapporti folli tra registi e sceneggiatori, per esempio, si potrebbe, non dico nulla, però insomma, ecco, andremo un po' a pensare a tutto questo. Ti sono venute in mente altre cose? Immagino di sì, Nicola. Sì. Ce n'è. Prendi appunti, che la prossima volta ci giochiamo altre cartucce. E quindi niente, poi chi recupererà Wells della Guerra dei Mondi è pregato di farlo in edicola, perché un'edizione è bellissima, quella che Marco ha fatto vedere. Tra l'altro ci sono, un'edizione con delle illustrazioni, ve le mostro, ti riesco a farle vedere, così faccio vedere anche come erano questi marziani, come se li era mai immaginati. Quindi, e guidano queste macchine, perché in realtà poi i marziani Wells se li immagina abbastanza, ecco, vediamo, così. Questo è uno dei marziano che esce dal boia, quindi questa specie di seppie giganti, no? Che poi per spostarsi sulla Terra costruiscono in breve tempo, in loco, queste macchine con tre piedi e altri robot che guideranno, perché loro non sono in grado, con il loro corpo fatto solo di sta testa gigante, di andare poi a sottomettere, a soggiogare gli abitanti di questo nuovo pianeta. Guarda, quando, perché uscirà, perché a breve andrà in stampa, lì per, quando arriverà Space Oddity avremo modo di parlare di fantascienza, di viaggi spaziali, a volte anche, ecco, incontri così ravvicinati di terzo tipo con una serie di creature che attingono tantissimo da Wells per fattezze e comportamenti, quindi potrebbe essere un'altra cosa molto carina da andare a vedere insieme. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di Hollywoodland. Io vi ringrazio, salutiamo Emanuele, che tanto so che si recupera la puntata, quindi ringrazio tantissimo di aver aperto così la serata con Rodolfo Valentino. Poi c'è stato Nicola che ha tracciato un excursus fantastico, ma il cuore era da bara. Mi ringrazio anche Nicola Hollywood Lucchi. Grazie a voi. Marco. Spero presto con altre news da Hollywood. Eh sì, per forza. Sì, tu devi fare proprio, cioè, dietro, non so, scegli. Tanto ce ne sono di ambientazioni che poi scegli. Lì faceva proprio l'inviato da Los Angeles, Hollywood Hills, il nostro Nicola Hollywood Lucchi. Ormai un soprannome, mi firmerò così per Bacchemono, mi firmerò così. Forza, vai. Io tuo, magari avessi il dono del da bara. Ringrazio anche Marco tantissimo, che grazie a voi, grazie a chi ci ha ascoltato e chi ci ha visto. Sì, grazie a tutti ragazzi, io spero e credo però di aver comunque
Sì, sto controllando. No, no, ok, ho condiviso tutti i commenti e tutti i saluti. Quindi niente, ci vediamo tra due martedì, mi sembra, con Hollywoodland. Poi sbaglio sempre le date, quindi le vedrete direttamente sui social. Dovrebbe essere martedì 20. Hollywoodland, credo. Sei sicuro? No, ho sbagliato. Martedì 27. Capito. Perfetta, ho già sbagliato. Penso perché martedì 27 avrai un'altra bega. Ti dovrai cercare qualcosa da raccontarci. Questo, va bene. Vi saluto, ragazzi. Vi auguro buonanotte. Recuperatevi tutto su YouTube. Buonanotte. E grazie a tutti. Grazie a voi. Buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao.